Purple Paradise, va bene, va bene. Non so, Paradiso Viola, non so come... Ma noi siamo British? No, ma come hai fatto a vedermi? Come hai fatto a vedermi? C'era vista a raggi X. Maru, la camera lì, non... Maru, andiamo a mangiare tra un po'. Maru, aspetta un attimo. Io vado col brawler baffuto, insomma, quello che mi permette di distinguermi. Ehi, la gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati. Guardate qua, ma vieni qui, fatti vedere. Guardate con quel squadrone, ragazzi. Siamo col team Reply Tote, ma al completo c'è anche un'aggiunta tonnacchiosa. Ragazzi, oggi vi portiamo il primo 1v1 in real life della storia di Brawl Stars. No. Uno per uno vi sfiderò tutti, ovviamente vi batterò. Non trattenetevi, giocate al più delle vostre possibilità. A parte te, Enzo, devi cercare di controllarti, infatti parti proprio tu che sei già seduto. Ragazzi, non ci vediamo in chiacchiere, partiamo subito col video. Signori, eccoci pronti, iPadino e iPadone alla mano, stiamo per partire. Ovviamente tutti dovranno scegliere sia il brawler sia la mappa. Prima di cominciare, Inso, ricordiamo il mi piace, l'iscrizione, il codice ferro nello shop. Mettilo, fa vedere che metti il codice ferro nello shop. Ma perché non c'è il codice ferro già inserito? Cosa sta scherzando, no, ragazzi? E lì qua. Ok, madonna mia, guardate ragazzi, fai enter, sì, vai, sì. Enter, non si è visto niente, ma codice ferro anche su Inso, ragazzi. Lo facciamo mettere a tutti oggi. Oggi lo facciamo mettere a tutti, ragazzi. Signor Inso, scelga il pick, faccia lei il pick. Niente, signor Inso, c'è il codice ferro, ma ci fidavamo, signor Inso. Signor Inso, scelga lei, faccia il pick di mappa e brawler. Mappa Purple Paradise, dai, quella degli 1v1. Ok, Purple Paradise, va bene, va bene. Non so, Paradiso Viola, non so come... Ma noi siamo British. Ok, mi dica un pochettino il brawler. Brawler, non lo so, un Piper classico, dai. Un Piper classico, così per iniziare. Vabbè, va bene. Quindi si parte. Star Power, attenzione qua. Sei bello pronto? Vabbè, la Star Power era d'obbligo. Sei pronto? Vai. Partiamo, proprio in trailer al massimo, vai. Ragazzi, è 1v1 secca, eh. È 1v1 secca, vediamo un pochettino. Eccolo qua, il carissimo Inso. Inso, la sto per distruggere, eh. Spero che lei sia pronto. Attenzione, subito hittato Inso e arriva la kill. Inso, cos'è che sorrisino? Cos'è che sorrisino? Ai. Ma ragazzi, il coach deve essere forte sulle strategie, quindi è sul pick che... Signor coach, io spero di vincere almeno contro di lei, quindi se per caso si sbaglia e me la lascia, sappia che io non mi offendo. Ai, schivo l'inverosimile. Attenzione. Non so dove sia ferro, ragazzi. Qua ne c'è spugli da qualche parte, ma non so dove. Devo camperare. Vai. No, vai. No, kill vice. Ragazzi, 2-1, eh. Qua siamo un po' rischiata, Mi aveva spinto nell'angolino. Una roba esagerata. Mamma mia, devo recuperare veloce. Ah, mamma mia. Sì, vai. Sì, mamma mia. Ragazzi. Bella lì, dai. No, ho sbagliato tantissimo. Qua mi fa. Ragazzi, andiamo sul 3-2. 3-2. Crediamo. Ci crediamo tantissimo. Attenzione. Vai. Intanto, ancora una. No, ragazzi. Dai, niente. E qua ci sono ancora 20 secondi, ragazzi. Con tutto da giocare, mi sa, eh. Attenzione. Mi sta spingendo. Mi sta spingendo parecchio il buon Inso. Vai. Niente, non si fa prendere, ragazzi, Ok, buona la kill, 4-2. No. Mamma mia. No. Dai, insomma, concedimi almeno una vittoria a te. Questa sconfitta. Ma tu ti rendi conto del mazzo che mi sto per prendere? Cioè, c'è pure tonno per avere una sconfitta. È venuto apposta per sconfiggermi una volta in più. Tonno verrà battuto, dai. Tra l'altro, aspetta, si vedeva un pezzettino di cam. Vabbè, pazienza, la teniamo buona così, dai. Ciao. No, la teniamo buona così. È una bella registrazione. È una bella partita, dai. Signor Inso, le stringo la mano. Vado a chiamare un altro dei suoi prodigi. Chi vuoi? Quello che vuole lei. Signori, prima di cominciare con, insomma, sta gentaglia qua, facciamo entrare un giocatore professionista, vero? Eccolo qua, Tonnacchio. Esattamente. È il suo turno adesso. Le dico che con Inso sono riuscito a vincere e vorrei mantenere la mia serie di vittorie. Non vorrei essere lei a interromperla, spero. Ho abbastanza paura, lo ammetto, però vediamo. Va bene. Allora, ragazzi, lei deve aspettare. Vado a dire anche ai suoi compagni che voi giocate dopo. Adesso c'è il Tonnacchio. Prego, Tonnacchio, venga qua. Signor Tonnacchio, ognuno di voi deve mettere un brawler diverso. Quindi, Inso ha giocato con Piper, tocca a lei. Ok, è sempre... Vabbè, Brock. Brock, attenzione. Brock. Ma deve giocare serio, signor Tonnacchio, lei. Perché lei sappiamo che già, insomma... Vediamo, comunque... Insomma, il Tonnacchio, ragazzi, è già... Gadget, diciamo, sì. Gadget, tutto quello che vuole. Normale. Sì, assolutamente. Okay. Prego, facciamo anche così. Perfetto. Sono prontissimo. Sei prontissimo? Io no, però proviamo. Andiamo. Dai, siamo in Purple Paradise. La mappa, alla fine, teniamo quella lì sempre.
almeno per ora non mi ha detto nulla, quindi teniamo pure questa. Io vado col brawler baffuto, insomma, quello che mi permette di distinguermi. Eccoci qua, vamonos. Ragazzi, il tonnacchio ha messo la star power, quella incendiario, e mi sta facendo indietreggiare parecchio. Allora aspettate, adesso proviamo la giocata. No, non prova nessuna giocata. Cosa ride, signor tonnacchio? Aia, ferro. Prova subito così. Non ti vedo. Attenzione, molto bene. Come non mi vedi molto bene, tonnacchio? Guarda cosa ti combino. Pam 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 pam. Guarda, ma non ci credo, ma quanti anni fa? Io ho il gadget, tu hai messo il jump. Ma io pensavo di fare le schivate. Volevi fare il fenomeno? No? Volevo fare le sgoddatine, invece mi sa che me le busco e basta qua. Me le busco e mamma mia, ragazzi. Cosa sei, 3-0? Non riesco a tenere conto. Penso. No, ragazzi, ho voluto strafare con tonnacchio. Ho voluto strafare e non ci sono riuscito, niente da fare. Ma almeno una kill me la lascia fare per la registrazione, ma mi sa di no. E l'ho detto giocare serio, c'ha anche ragione. Me l'ha detto lei, eh. Infatti. Ma poi l'ha preso il volo! L'ha preso il volo, ragazzi! Ma cos'è sta cosa? Ma cos'è sta cosa? Aspetta, vai, vai. Oh, no, questa te l'ho fatta. Questa te l'ho fatta. Onesto. Cos'è, un 4-1? O 5? No, 4. No, penso 4. 4. Ragazzi, cioè, sono allibito. Vai, proviamo. C'è uno scambio di ulti imbarazzante qua. No, ragazzi, cioè, tonnacchio. Tonnacchio, boh, qualcosa di clamoroso. Mi fa pure l'emoji. Trova pure il tempo per cliccare quella. No, niente, ragazzi. Con tonnacchio ho sbagliato completamente. Ho scelto la star power e il gadget diverso per fare un pochettino la mossa inaspettata, ma anche con gli altri devo giocare col classico se voglio avere qualche chance. Attenzione, niente da fare. Signor Tonacchio mi ha distrutto. Cosa ha fatto? 5 kill, 4 kill. È stato un piacere. È stato sì, per lei è stato un piacere. Signor Tonacchio, anche lei le stringo la mano. È stato un piacere. Mi vado a chiamare quello che resta di suo fratello. Va bene, ti rifarei con lui con un bottazzo. Sì, lui è un bottazzo, lo facciamo easy. Sta arrivando, signori, eccolo qua, il signor Maurizio. Allora, non ci crederai, Mauri, ma ho appena perso una partita. Pure cos'è? Pure di tanto, penso. Mamma mia. Lei adesso deve fare un pick, sia sulla mappa se vuole, ma soprattutto sul brawler. Lei si è messo a aprire le casse nel frattempo. Bene. E deve scegliere un pick che non può essere né Piper né Brock. E giustamente è teso, ragazzi, come prima delle scream. Giustamente ha bisogno un attimo di concentrarsi. Si aggiusta i capelli, lo vedete. Andiamo con Stu, ragazzi, aggiudicato. Allora, come ricorderete sicuramente, il signor Mauri nelle giornate precedenti aveva già rischiato di perdere contro di me. Quindi capisco se è un po' teso. Partiamo subito. Andiamo subito a piazzarci. Ok, attenzione. Andiamo a bomba. Subito a ittare Mauri. Attenzione. Subito ittato. In difficoltà, ragazzi. La nostra torretta si fa sentire. Opla. Guarda come lo andiamo a fregare. Opa, guardalo. Dai. Mamma mia. Rischia la kill. Guarda come scappa. Ridi che hai rischiato le piume. Meno male che c'hai il casco, sennò ti distruggevo la testaccia. Ma Mauri ormai lo conosciamo come stile di gioco. È palesemente troppo puscioso. E guardalo, guarda che arriva la kill. Mamma mia, ti porto a casa con me, Maurio. Non ci credo. Oh, due volte che scappa e non mi riesce a killare. Adesso arriva la kill, tranquillo. Mamma mia, ragazzi. Ma sapete qual è, ragazzi? Che io sono già caldo. Ma sapete? Tu sei a 35, Stu. L'ho fatto a 35, sono Master Stu Ita. Attenzione. Mi sa che ti saluti. Qua mi ha un po' schiacciato nell'angolino, ragazzi. Ha fatto un po' male. Attenzione. Let's go. Attenzione, mi distruggi subito la torretta. Qua rischio un po'. Non ci credo, mi aveva predittato malissimo. Ragazzi, ci sono stati quell'inizio partita che mi ha dato un sacco di speranze. Aspetta, guarda, qua riesco a fare qualcosa. Non ci credo. Sì, è la terza volta così che è la terza volta che mi scappi come un'anguilla. Attenzione. Prima kill comunque, sei solamente alla prima per ora, ok? No, oppa, ragazzi, pareggio! Pareggio col Mauri! Attenzione, guarda cosa ti combino. Ciao Ciccio, sì. Ragazzi, abbiamo un pareggio col Mauri. Abbiamo il pareggio col Mauri. Con Stu ha messo ma ha rischiato di perdere oltretutto. Malissimo. Allora, signor Soi, questo è un testa a testa 1v1. Quindi dobbiamo proprio stare di fronte così, ok? Uno scontro che potrebbe riportarmi in vantaggio, perché siamo uno pari in questo momento. Attenzione. Allora, bisogna, sappiamo lui come
gioca molto puscioso, quindi dobbiamo subito cercare di distrarlo, dobbiamo subito cercare di ammorbidirlo. Ovviamente si va a kill, non a stelle. Ok, attenzione, 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 attenzione. E non riesco ad andare a prendere. Provo la hit, no, niente da fare. Ma ragazzi, con Bea, eccola. Sapevo già che fine mi è arrivato una hit. Mi ha subito stirato. Ok, qua ho hittato io. Aspetta che magari, no, manco per sogno. Ok, opa, ragazzi, 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 qua il predict. Qua il predict. Andiamo a togliere la torretta. Uno pari. Il sogno, ragazzi, è realtà. Il sogno, ragazzi, è realtà. Però aspetta, qua si è caricato il colpo. Provo. No, qua ragazzi la vedo un po' grigia. Aspetta un po'. No, ma come hai fatto a vedermi? Come hai fatto a vedermi? C'era vista a raggi X. Aspetta un po'. No, ragazzi, male, male, male. Sono nel cespuglio proprio grevissimo. Attenzione. C'è questo. Niente, qua si è caricata la hit. Vai, vai. No, qua mi distrugge. Le apine non le dovevo usare. Ok. Non ci credo. 2-1, giusto? 2-1. Ragazzi, è ancora tutto da giocare. Ho ancora un grandissimo cammino davanti con questa sfida. Vai. No, mi è piazzata la torretta. Comunque è vero, potevo mettere anch'io il gadget della torretta. Ho detto mettere le apine, magari riesco a beccare una volta in più, ma alla fine faccio una fatica bestiale. Guardala. No, le apine mi costringono molto ad avanzare. Devo andare dritto per ittarlo. E lui giustamente spara e mi piglia subito. Ragazzi, 2-1 per me, giusto era? No, che stavo. Ho perso. Era 2-1 per me? 3-1. Come 3-1? Vabbè, non è chiaro. Lo possiamo considerare pareggio anche questo. Vabbè, ragazzi, pareggio qua. Pareggio per il content, dai. Pareggio per il content. No, ragazzi, dai. GG. GG. Comunque puoi dire a Mauri che lui ha pareggiato. Ricordaglielo pure che lui ha pareggiato. Vabbè, tu hai vinto. Lo ricordiamo. Allora, ragazzi, anche al Soi gli stringiamo la mano. Lo ringraziamo per questo scontro dove ovviamente l'ho lasciato vincere. Sì, noi ce l'abbiamo. Il buon Maru, che tra l'altro di recente ha compiuto gli anni, 18 anni. Sì, Maru. Auguri, in ritardo, ma auguri, tanti auguri. Ragazzi, ti spiego le regole, Maru. Vai. Ha giocato Inso, ha messo Piper e giustamente contro di me poteva forse vincere, no? Si sapeva. Non ha avuto scampo. È arrivato Tonnacchio, ha avuto un colpo di fortuna incredibile con Brock. Ha sculato, non puoi capire. Poi con Mauri, come al solito, ce la siamo giocata, abbiamo pareggiato, giustamente. Ma il pareggino ci sta. E Soi l'ho lasciato vincere perché, insomma, comunque bisognava... adesso tocca a lei. I brawler che hanno utilizzato non li puoi più piccare, sono Piper, Brock, Bea e Stu. Possiamo restare a sto punto, restiamo in Purple Paradise. Tu pensa al pick, nel frattempo ti invito. Ragazzi, il buon Maru ha scelto Dynamite, ha visto che comunque con i long c'è stata una supremazia da parte mia, quindi era comunque intimorito. Sai che l'altra volta Mauri ha perso contro di sì, Dynamite, sì, quindi lo so, certo. Quindi come c'è, non ero serio, ha perso. Ha perso davvero, ha fatto una figuraccia. Io direi Giampino per Giampino forza. Per forza. Potresti rimanerci male, te lo dico. Sì, potresti rimanerci molto male, Maru. Let's go, portiamo bomba, ragazzi. Vediamo un po' cosa abbiamo qui. Abbiamo un Maru selvatico. Ok, tac, guardalo lì. No, ti ho subito fatto, Maru. Ciao, vai a casa. Mamma mia, ragazzi, 1-0 su Maru, ma proprio cattivissimo. È arrivato lì, voleva fare il giampino. Ma cosa fai il giampino, Maru? Cosa fai il giampino che ti becco anche con la ulti? Pazzo. Sei tryhardato. È certo che tryhardo, c'è. Aiuto. Qua ci sono rimasto. Beh, ragazzi, il giampino mi ha fregato. Eppure ti giuro che riesco a farli sempre i giampini, io non puoi capire. Guardalo, no! Qua mi sono giocato una kill facile. Attenzione. No, sono giocato la easy kill qua, Ragazzi, c'è stato un attimo di silenzio proprio per la concentrazione, ma niente da fare, ragazzi. Attenzione, posso provare a hittare? Ce la faccio? Ok. Ragazzi, mamma mia. Ciao, ma che è? Ma cos'è? Aspetta, adesso mi metto a fare anch'io il giampino, guarda. Tac, aspetta, arrivo, vado. No! Hai recuperato un po' di vita alla fine, se no ti killavo di nuovo. Cos'è? 2-1 siamo? O 3? 2-1. Dai, posso ancora recuperare. 30 secondi. C'ho 5 stelle, ma siamo 2-1. Beh, ma cosa c'entra le stelle? Ti ho killato subito io, infatti. È giusto così. Attenzione. Ragazzi, mamma mia. Se ci arrivavo, zitti, stiravo come una. No, mamma mia, ragazzi, ho rischiato di killarlo di nuovo. Non ci credo. No. Dai. Ragazzi, siamo sul 2-1. Siamo sul 2-1. Andiamo a perdere 2-1. Ma non si può. Ragazzi, eravamo palesemente allo stesso livello. Ha avuto veramente solo un po' di fortuna in più. Cosa ride, signor Maru? Cioè, era uno scontro. Non mi ride in faccia così. Ci manca che si metta. Neanche il buon Soi si è messo a spinnare. Non ha spinnato. È stato super rispetto. E lei mi ride così. Signor Maru, te la ringrazio. È stato un piacere. Vediamo un po'. Allora, ho fatto una lose, un pareggio, una lose e una win. Dai, pensavo peggio. Signori, siamo giunti al termine. Alla fine
fine della fiera, dai, ho fatto un due win, no, un due win, un pareggio, vabbè, il pareggio vale come win, vabbè, insomma, ragazzi, abbiamo fatto un 1v1, più in real life di così non si poteva fare. Grazie a tutti quanti, ragazzi, è stato un piacere, e un saluto al bootcamp Replay Tot e Maru, la camera lì, non, Maru, guarda, Maru, andiamo a mangiare tra un po', Maru, aspetta un attimo, Maru, ragazzi, c'ha sempre fame, una roba incontrollabile, e facciamo un saluto a tutti, link, vi lascio un po' di link in descrizione, signori. Ciao belli, ciao signori. Alla prossima.